Allora, siamo tutti pronti. Iniziamo questo consiglio comunale con l'appello da parte della segretaria, la professoressa Francesca Rodirotti. Buzzia Giuseppe. Presente. Tedesco Antonio. Presente. Scoleri Antonio. Caristo Giuseppe. Presente. Campagna Raffaele. Presente. Salerno Elisa. Presente. Montepaone Nicola Antonio. Presente. Curri Antonio. Allora, tutti presenti, ci sono 7 punti all'ordine del giorno. Iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, che è il primo adempimento che il testo unico numero 267/2000 demanda al Consiglio Comunale neoeletto la convalida degli eletti. Ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione di eventuali condizioni di ineleggibilità e o incompatibilità per il sottoscritto e per i consiglieri comunali. Pertanto invito la segretaria, la dottoressa Rodirotti, a dare lettura dei componenti di questo consiglio comunale come risulta dal verbale di proclamazione degli eletti. Buzzia Giuseppe. Votate perché non sussistono condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità. Posso un po'. No, però non per. Tedesco Antonio. Scoleri Antonio. Caristo Giuseppe. Campagna Raffaele. Salerno Elisa. Montepaone Nicola Antonio. Curri Antonio. Allora, primo punto all'ordine del giorno. Allora, la dichiariamo immediatamente esecutiva, quindi chi è d'accordo alzi la mano. All'unanimità. Allora, dopo la convalida dell'elezione di cui alla delibera precedente, continuiamo i lavori del Consiglio Comunale con il giuramento del Sindaco. Invito tutti i consiglieri comunali ad alzarsi. Giuro di osservare fedelmente la Costituzione italiana. Grazie. Rivolgo un caloroso saluto a tutti i componenti del Consiglio Comunale. Sicuro che non mancherà da parte di ciascuno il massimo impegno e il dovuto democratico confronto sulle tematiche che interessano il nostro Paese. Un saluto va ai rappresentanti istituzionali che hanno voluto onorarci della loro presenza. Convinto che da parte dei colleghi sindaci non mancherà quella collaborazione e sinergia di intenti per far crescere l'intero comprensorio. Sono altrettanto convinto che i rappresentanti istituzionali dei livelli superiori sapranno essere a fianco di tutti i sindaci del comprensorio nel faticoso compito complicato anche dalla grave crisi economica e finanziaria che affligge l'Italia tutta e l'Europa.
di garantire la governabilità dei rispettivi comuni. Un saluto caloroso ed affettuoso va a tutti voi, concittadini, ai quali ribadisco l'impegno assoluto mio, della Giunta e del Consiglio Comunale, di concretizzare gli interventi contenuti nel programma amministrativo della nostra lista Trasparenza e Partecipazione. Rimando, per quanto riguarda le linee programmatiche, al documento depositato in comune e reso noto a tutti i cittadini durante la campagna elettorale. Tuttavia, permettetemi ugualmente di soffermarmi su alcuni aspetti che ritengo imprescindibili e che meritano di essere sottolineati. Ribadisco inoltre in questa sede il no della maggioranza alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune, poiché la riteniamo dannosa per l'economia del Paese. Questo Consiglio e non altri avrebbe dovuto discutere, affrontare e trovare una soluzione al problema finanziario. Questo o il Consiglio precedente, che però è stato sciolto per le dimissioni inopportune e rovinose del Sindaco. Un dissesto ingiustificato anche alla luce della legislazione vigente, a partire da un decreto dell'ex Presidente del Consiglio Monti, con cui si indicano vie atte ad evitare i dissesti finanziari degli enti locali. Una decisione affrettata che speriamo di superare e di cui cercheremo quantomeno di limitare i danni. La dichiarazione di dissesto finanziario del nostro comune lede la capacità di autodeterminazione della collettività di Guardavalle e aumenta vertiginosamente aliquote e tributi. La delibera, oltre che lesiva degli interessi di tutti i cittadini, potrebbe essere illegittima e contro di essa è stato presentato un ricorso al TAR, la cui discussione di merito è stata rinviata al 14 gennaio del 2014. Confermo la necessità e l'urgenza di attuare politiche di contenimento della spesa pubblica, con l'individuazione di forme di gestione alternative, sia dei servizi più importanti, come l'attivazione della raccolta differenziata. E su questo mi vorrei un attimino soffermare, perché era anche un discorso che avevamo esplicitato in campagna elettorale sul discorso dell'igiene pubblica, che era veramente in uno stato pietoso. Già dal giorno della proclamazione del 28 di maggio ci siamo subito attivati in regione, all'assessorato all'ambiente, al prefetto e anche alla ditta che gestisce l'impianto della gestione dei rifiuti. C'erano tante cose che non andavano, ad iniziare dal rispetto delle regole per quanto riguardava il discorso di scarico della nostra spazzatura d'alli. Dovevamo scaricare 3 volte alla settimana e da 6-7 mesi si scaricava una volta ogni 15 giorni. Quindi ecco perché, al di là del problema regionale della raccolta, c'era anche questo discorso di mancanza di regole e di rispetto delle regole per quanto riguardava lo scarico, e vedevamo tutta quella spazzatura dappertutto sul nostro territorio. E siamo stati dal prefetto, abbiamo detto le nostre ragioni e il prefetto, devo essere sincero, ci è stato vicino, perché insieme a noi e con lui ci siamo attivati alla Regione Calabria, all'assessorato all'ambiente, al responsabile, l'ingegnere Bruno Gualtieri, che ci ha praticamente permesso in 4 giorni di scaricare 6 volte. Quindi abbiamo iniziato un po' questo discorso di mettere un pochettino, rendere più pulita la nostra collettività. Ci siamo riusciti, l'avete notato, c'è pochissima spazzatura ormai in giro, perché adesso siamo anche un attimino, grazie anche agli altri sindaci, voglio ringraziare anche il sindaco di Amaurini, Arturo Pova, ci siamo un attimino coesi, abbiamo anche fatto questa battaglia sulla spazzatura, sembra che per il momento ci siamo riusciti, quindi abbiamo garantito questo primo passaggio. Un altro passaggio che abbiamo fatto è quello di attivarci subito con la bonifica. Non si era fatto nulla, abbiamo fatto subito lo stesso giorno, il 28 della proclamazione, abbiamo chiamato il presidente Manno a Catanzaro,
avevano già fatto una scaletta di interventi degli operai forestali e gli ho chiesto, visto l'emergenza che c'era, di mandarci qualche operaio. Hanno iniziato ieri con 2 operai, ma mi ha promesso che ne arriveranno altri. Ci siamo anche attivati con l'ufficio di collocamento per 4 operai per fare sempre quel discorso di bonifica per pulire la nostra città. Oggi c'è stata la selezione a Soverato, nei prossimi giorni ci diranno, saranno selezionate e poi inizieranno anche per 20 giorni a fare questo tipo di lavoro. Abbiamo iniziato a fare anche la pulizia della spiaggia, ci siamo subito attivati grazie anche all'impegno della dottoressa, quindi abbiamo anche pulito la spiaggia, iniziamo a renderla subito fruibile perché l'estate è quasi arrivata, c'è già qualche turista che non era giusto farlo trascorrere le vacanze con una situazione così indecorosa. Allora, continuando nelle necessità da fare, andremo anche sul discorso dei consumi di energia, anche attraverso il ricorso a forme alternative come il fotovoltaico. Un punto fondamentale è lo sviluppo del territorio, attraverso la valorizzazione dei luoghi, e in questo contesto anticipo che uno degli adempimenti di questo Consiglio Comunale sarà quello di restituire a tutti i guardavallesi la fascia a mare, che l'amministrazione uscente aveva privatizzato. Comunico già da adesso a tutti voi che sarà convocato nei prossimi giorni un nuovo Consiglio Comunale, nel quale procederemo alla revoca della delibera con la quale l'amministrazione precedente aveva predisposto un piano di alienazioni di beni immobili, tra cui la fascia a mare. Il risultato elettorale è stato chiaro ed è inequivocabile. Guardavalle vuole cambiare rotta, vuole un'amministrazione comunale vicina ai cittadini, basata sulla trasparenza e sulla partecipazione. Ho letto 2 comunicati da parte delle 2 altre liste, una onestamente la condivido, Guardavalle nel cuore, dove nel messaggio giustamente di ringraziamento ai propri elettori, alla fine c'è anche questo messaggio, io dico importante, perché significa anche remare sulla stessa barca. Al sindaco e ai nuovi amministratori formuliamo sinceri auguri di buon lavoro nell'interesse esclusivo di Guardavalle. Nell'altro documento c'è un passaggio che onestamente un po' mi ha deluso, perché quando una lista vince con 1100 voti di differenza, non capisco quando la lista Guardavalle di Movimento dice rimane l'amarezza per non aver potuto dimostrare di più, riteniamo che se ci fossero stati cittadini più liberi sicuramente il risultato sarebbe stato diverso. Mi pare che i cittadini sono stati liberi di decidere e di votare e quale delle 3 liste meritava di venire a Palazzo Santa Croce. Al di là della piccola polemica, noi vogliamo continuare su questa strada, lavoreremo restituendo centralità al Consiglio Comunale ed ad ogni forma di coinvolgimento. Ci sono emergenze che abbiamo cominciato ad affrontare, a partire da quella già menzionata igienica e in particolare della mentezza urbana che affliggono questa nostra regione. Abbiamo lavorato già e continueremo a farlo senza sosta affinché il nostro paese sia pulito come meritano tutti i comuni civili del XXI secolo. A tal proposito voglio ringraziare, e anche qua presente sono, lo ringrazio personalmente, Giovanni Montepaone e Paolo Squillacioni, in quanto promotori di quella stupenda giornata di domenica scorsa, che ha visto circa 150 persone con amore e con entusiasmo, al di là di ogni differenza politica, mettersi all'opera per pulire il proprio paese. Una giornata bellissima, un encomiabile esempio di senso civico e di amore per i propri luoghi. Ringrazio di vero cuore quanti hanno partecipato. È stato, lo ribadisco, un segnale forte e incoraggiante per tutti noi. E comunico, poi lo farà pure Giovanni, che domenica ci sarà la seconda giornata ecologica a Guardavalle Centro. Vi invito ad essere numerosi, perché questo è un segnale importante che significa unione, unire la nostra comunità che in tutti questi anni ha vissuto dei periodi sicuramente negativi.
Noi facciamo parte dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico. Il Consiglio Comunale di Guardavalle ha sempre creduto che la gestione associata di servizi e funzioni costituisce la nuova frontiera della riforma e della modernizzazione dell'attività degli enti locali. È necessario che l'ente che abbiamo creato dopo la chiusura della comunità montana sia sempre di più rispondente alle esigenze della popolazione e svolga un servizio sempre più vicino ai cittadini. Il successo dell'Unione dei Comuni dipende da tutti noi. Dipende da noi favorire un'economia di scala, che è un presupposto obbligato per il miglioramento del livello di efficacia ed economicità dell'attività amministrativa. La gestione associata è ormai per noi un obbligo. La transizione verso l'associazionismo può ritenersi conclusa. Un associazionismo tra i comuni che sia in grado di risolvere il problema della loro inadeguatezza territoriale, organizzativa e dimensionale. Noi non potremo che avere dei benefici da tutto ciò, perché la collaborazione intercomunale deve assicurare ai comuni strumenti amministrativi prossimi ai cittadini a garantire i loro diritti. Lavoreremo con tenacia e ci confronteremo sempre con le forze politiche e sociali, con i cittadini tutti, a cominciare dai più deboli e da quanti non hanno avuto fino a questo momento voce. Bisognerà porre adeguata attenzione alla cultura, alla scuola, alla formazione dei giovani. Senza cultura non si costruisce una società giusta, perché essa è come le fondamenta per una casa, e se le fondamenta sono deboli, la casa crolla. In Italia si vive una crisi non solo economica, ma anche politica, nel senso che c'è uno scollamento evidente e pericoloso tra i cittadini e le istituzioni. Noi vorremmo dare con il nostro esempio un piccolo contributo alla rinascita della politica come strumento di partecipazione e di collegamento con i cittadini. La politica è un'attività imprescindibile, importantissima, perché la politica, come ha detto il nostro capo dello Stato, siamo tutti noi. Aggiungiamo che essa è l'arte del buon governo. Chi sbaglia deve pagare, ma la politica in sé non è sporca, è una cosa bella, entusiasmante. Bisogna lavorare perché questo messaggio passi in tutti, soprattutto nei giovani, che devono essere i veri protagonisti della nostra vita associata. Perseguiremo il bene comune, inteso come fondamento della democrazia, che è a sua volta fondamento della libertà. Per raggiungere questi obiettivi non ci vogliono bilanci particolari, ma entusiasmo, fiducia nella persona, amore per la propria terra. Questo nostro comune è ricco di grandi potenzialità umane, naturali ed economiche. Tanta forza lavoro, tanti giovani, tante intelligenze, il mare, la collina, la montagna. È necessario favorire lo sprigionarsi di queste potenzialità. E questa la sfida nostra, che mi auguro diventi la sfida di tutti i guardavallesi e di tutti i calabresi. Sì, di tutti i calabresi, perché Guardavalle progredisce se tutta la Calabria progredisce. E le risorse che può offrire la Calabria sono racchiuse nell'offerta di un paesaggio unico, con circa 800 km di costa, e nella presenza della Sila, del Pollino, delle Serre, non lontane dal mare. La Calabria ha nell'agricoltura, sin dall'antichità, una risorsa economica centrale e conserva tutto il primato per il contributo che dà al prodotto interno lordo. Il turismo, che ben si concilia con l'agricoltura, presenta condizioni ottimali di espansione per le bellezze del territorio e l'offerta contemporanea di mare e montagna. I beni culturali, testimoni della Magna Grecia e dell'Impero Bizantino. Questa naturale predisposizione della nostra regione e del nostro paese per il turismo, l'agricoltura e la cultura si scontra con i limiti che tutti noi conosciamo. Ma questa rimane anche per noi amministratori di questo comune la via obbligata dello sviluppo, e in questa direzione lavoreremo, utilizzando tutte le possibili fonti di finanziamento.
Il nostro piano di sviluppo, la nostra azione politica-amministrativa non possono prescindere da queste premesse. Guardavalle ha un piano strutturale associato con i comuni di Santa Caterina dello Ionio e Monasterace. Il nostro sviluppo deve essere visto quindi in un'ottica più ampia rispetto ai nostri confini territoriali. Unione dei comuni e piano strutturale associati disegnano un futuro in cui la collaborazione intercomunale deve essere sempre più incisiva. Volutamente ho lasciato per ultimo, ma non per importanza, l'impegno dell'amministrazione verso i giovani e del lavoro. Ben consapevole che trattasi della tematica più importante, non solo a livello nazionale, ma anche europeo. Perseguiremo ogni utile iniziativa per raggiungere l'obiettivo di vedere impegnati i nostri giovani in attività lavorative che spaziano dall'associazionismo all'incentivazione dell'artigianato locale e al turismo. Ai cittadini chiediamo il sostegno morale che ci sarà di aiuto nel difficile cammino intrapreso. Rivolgo loro l'appello a partecipare, come scritto nel nostro simbolo, alla vita amministrativa del Paese, poiché solo la partecipazione, il confronto aperto, il dialogo, l'unità, la coesione ed anche la comprensione saranno gli stimoli giusti per una sana e trasparente attività di governo. Grazie a tutti voi cittadini per la fiducia accordatami. Farò di tutto, e come lo faranno la Giunta e il Consiglio, per non deludere le vostre giuste aspettative. Grazie a tutti. Allora, se ci sono degli interventi, il consigliere Montepaoli. Buonasera a tutti. Mi sembra doveroso intervenire in questa prima seduta di questo consiglio comunale per formulare al sindaco, prima alla sua maggioranza, alla giunta e a tutto il consiglio, gli auguri di buon lavoro. A me ha fatto piacere che il sindaco nel suo intervento ha voluto evidenziare quello che è stato ed è il nostro pensiero. Terminata la campagna elettorale, i problemi non è che dovevano essere affrontati durante la campagna elettorale, perché li conosciamo vivendo qui a Guardavalle. È giusto che chi ha avuto la fiducia della popolazione si è messo nelle condizioni di poter dare risposte. Ha vinto la lista capeggiata dall'amico Pinussia, perché evidentemente, al di là di quello che ha determinato lo scioglimento anticipato del Consiglio, c'è stata una proposta più credibile, c'è stata da parte della cittadinanza una sensibilità verso una lista che ha ispirato sicuramente più fiducia. Per quanto ci riguarda, abbiamo dato atto immediatamente della vittoria del sindaco Sia, così come, con grande rispetto, così come siamo abituati, abbiamo preso atto della scelta che la cittadinanza di Guardavalle ha fatto. E dicevo prima, terminata la campagna elettorale, terminati i festeggiamenti, oggi l'insediamento, sabato, i giusti festeggiamenti, inizia il periodo del lavoro. Il Consiglio Comunale è chiamato, secondo me, per la situazione che c'è, ad essere il volano di un'attività amministrativa che mi auguro possa concretizzare i programmi che sono stati illustrati, ma sono anche sicuro che da solo non ce la potrete fare. Ecco perché anche prima della campagna elettorale, per i rapporti amicali che intercorrono tra me
e il sindaco Uscia, io mi sono dichiarato, al di là di come andava, anche se l'aria che tirava non eravamo così sprovveduti da crearci illusioni, mi sono dichiarato pronto a collaborare e a mettere su questo tavolo la mia esperienza, le mie conoscenze e tutto ciò che può tornare utile al comune di Guardavalle. L'ho fatto, lo avevo dichiarato in uno degli ultimi comizi, quando io ho denunciato quella mancanza di sensibilità da parte del tecnico comunale, l'architetto Carluccio, il quale sordo alle convocazioni della regione metteva il comune nel rischio di non poter poi sottoscrivere i protocolli d'intesa per i PR. Per fortuna si è insediato subito il sindaco, è stato chiamato, ma io lo avevo avvertito di attivarsi perché si rischiava, perché era necessaria la presenza di quel tecnico. Questo per quanto mi riguarda è solo l'inizio di una collaborazione spassionata che per il mio tramite il gruppo di Guardavalle nel cuore prima e il PDL a Guardavalle poi offre a questa amministrazione. Noi non abbiamo niente da chiedere, non abbiamo rivendicazioni da fare, abbiamo solo da sollecitare quel senso di rispetto personale e istituzionale che ci deve essere in questa sala. Lasciamo da parte i trascorsi, le tensioni, tutto ciò che ci può dividere. Quello che spetta al comune di Guardavalle e agli amministratori è una, come dire, un'attività di grandissima difficoltà. Ecco perché deve essere, come dire, supportato in questo momento. Per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, noi saremo al vostro fianco nella misura in cui voi ci terrete nella giusta considerazione. Non è che dovete chiederci permesso, per essere molto chiari, però nella giusta considerazione, rappresentando noi una fetta di popolazione che nel nostro piccolo, come dire, oggi rappresentiamo. Lo abbiamo detto, abbiamo commesso degli errori, abbiamo fatto delle scelte, le scelte le abbiamo fatte in modo consapevole, gli errori purtroppo li abbiamo, come dire, subiti. Oggi abbiamo deciso di voltare pagina, abbiamo deciso, per quanto ci riguarda, di ripartire, abbiamo deciso di prendere atto con grande rispetto della notevole affermazione che c'è stata, del messaggio che la popolazione di Guardavalle ha voluto dare. Ecco, facendo tesoro di questi momenti, noi auguriamo al sindaco, alla giunta, a tutto il consiglio buon lavoro, nella certezza che se si riuscirà a fare squadra, allora i risultati per Guardavalle li porteremo, altrimenti saremo condannati ancora una volta a vivere nella mediocrità o a bivacchiare peggio ancora. Grazie. Grazie consigliere Montepaone. Ci sono altri interventi? Sì. Il consigliere Pugli. Buonasera a tutti, un saluto caloroso al sindaco, all'amico Pinossio che ha prestato il giuramento qualche minuto fa, un saluto affettuoso a tutti i consiglieri comunali e chiaramente anche alla dottoressa Lodirodi, segretario comunale. E gli auguri chiaramente sono doverosi, dall'altra parte credo che in questo momento è la terza volta che io faccio gli auguri al sindaco, perché li ho fatti subito dopo lo scrutinio, poi ho fatto il giorno dopo, quindi il 28 mattina, quando c'è stata la proclamazione all'edificio scolastico e quindi poi nella sala del sindaco sopra, e quindi li propongo anche questa sera in quanto mi pare un atto doveroso nei confronti anche della popolazione, anche perché mi sento un cittadino come tutti quanti voi e di conseguenza esprimo il mio sostegno al sindaco e quindi alla futura giunta che sarà, anche se è già stata nominata con decreto, comunque sarà dichiarata anche in questo consiglio per la presa d'atto, credo, no? No, è solo una comunicazione.
E quindi noi chiaramente come lista, quando parla di movimento, abbiamo perso le elezioni, noi avevamo fatto una lista chiaramente per vincere, non solamente per partecipare, ma purtroppo il risultato non è stato non ci ha dichiarati vincitori. Abbiamo comunque ottenuto 566 voti che riteniamo sia un risultato soddisfacente, noi siamo molto soddisfatti di questo risultato, anche perché in giro fino a qualche giorno prima le elezioni del 27 7 maggio ci davano 250-300 voti, addirittura perché in paese ci sono state anche delle scommesse dove la lista guardata di movimento veniva data a 250 massimo 300 voti. Ne abbiamo presi quasi 600, 566, quindi qualcuno che si atteggiava con macchine a fare un segno di vittoria, non so se volesse indicare segno di vittoria, comunque il 2, uno l'abbiamo subito eliminato perché il consigliere ci è uscito, l'altro ce lo mette magari in quel posto l'amico che passeggiava con la macchina facendo questo segno. E quindi sostanzialmente queste scommesse sono state un po' smentite. Abbiamo smentito chiaramente i grilli parlanti, abbiamo smentito gli uccelli del malaguglio e quindi anche le vecchie cornacchie, perché chiaramente partivamo da una base piccola, un partito con DC modesto, e comunque l'aggregazione che avevamo fatto con questa lista, guardando il momento, ritengo sia stata una lista fatta di persone serie, di uomini validi, di donne valide, e purtroppo però il risultato non ci ha dato ragione. Hanno premiato chiaramente la lista di Berussi, la lista che è sostanzialmente espressione del PD. E quindi noi comunque il risultato ottenuto, dicevo prima, è stato un risultato soddisfacente. Perché? Perché abbiamo parlato di programmi, abbiamo improntato una campagna elettorale molto seria, abbiamo discusso sulle cose da fare, sulle cose che questo paese ha bisogno, e quindi non ci siamo calati in pettegolezzi, in polemica, se in qualche battuta, in qualche momento chiaramente siamo stati chiamati a dare delle risposte per chiarire, comunque a chiarimento di alcune posizioni che venivano espresse nelle varie piazze. Comunque tutto sommato abbiamo fatto una campagna elettorale, ritengo tranquilla, ritengo dai contenuti sostanzialmente seri, validi, abbiamo parlato quindi di cose che il paese in questo momento ha bisogno. In questo momento, come diceva il sindaco prima, un momento di difficoltà, perché chiaramente abbiamo subito, anche noi, io da ex vice sindaco ho subito le dimissioni dell'allora sindaco, l'architetto Piero Tedesco, e quindi sostanzialmente con l'abbandono del sindaco siamo stati un pochino tutti penalizzati, quindi la cittadinanza, i partiti, i consiglieri, un pochino tutti, anche noi chiaramente come amministratori, in quanto non ci aspettavamo che il sindaco prendesse quella strada, quella via, abbandonando e quindi non rendendosi disponibile ad affrontare quelli che erano sostanzialmente i problemi che in quel momento andavano affrontati. E quindi chiaramente io rivolgo al sindaco dicendo che noi siamo d'accordo in linea di massimo con quello che tu hai detto come programma, come prima dichiarazione o tuo insediamento, e di conseguenza noi ci sentiamo vicini per partecipare in maniera attiva a quelle che saranno poi le problematiche da affrontare in questo consiglio comunale. Di conseguenza io da consigliere, ma insieme al gruppo chiaramente dal quale sono espressione, la lista parlando di movimento, chiaramente ci riteniamo sin da ora disponibili a dialogare, a confrontarci, quindi a parlare di cose serie, a parlare di cose che bisogna affrontare, quindi parlare di bilancio, parlando di spazzatura, parlando di tasse, parlando di lotta all'evasione, parlando quindi di pulizia, parlando di acqua, eccetera, eccetera. Quindi noi, tu sai e gli altri sanno, mi conoscono, quindi io per quello che posso, chiaramente io non so fare miracoli, ma per quello che posso do la mia disponibilità a dialogare, ad affrontare insieme i problemi che oggi guarda Valle ha, e che sono problemi, ritengo, molto seri, molto importanti, che mirano nella sostanza poi a proiettare questa nostra cittadina che un pochino è stata, se vogliamo, trascurata, abbandonata, nel senso che tanta gente che doveva assumersi responsabilità non è riuscita in questo paese ad assumersi. Chiaramente se questo non dovesse avvenire, se questo segnale da parte del sindaco e quindi dalla maggioranza non dovesse verificarsi, quindi trovarsi poi nella realtà questo confronto aperto, questo dialogo, è chiaro che noi ci chiuderemo e quindi saremo opposizione. Quindi dipenderà un pochino dall'atteggiamento che il sindaco e la maggioranza adopereranno nei prossimi mesi, di conseguenza noi risponderemo sulla base
di quanto ci sarà posto. È chiaro che quindi se la maggioranza si ignorerà e quindi se dovessero prevalere aspetti di arroganza, di prevaricazione eccetera, noi chiaramente ci chiuderemo anche noi e di conseguenza saremo opposizione. Io non volevo aprire polemiche, però tu mi hai chiamato ad aprire la piccola polemica, ma voglio aprire la parentesi e poi la chiudo subito, chiaramente, perché la dottoressa Rotelotti mi invita anche lei, giustamente. E allora dico, il fatto dei cittadini più liberi. Quando ogni volta che abbiamo vinto noi, e abbiamo vinto in questi ultimi anni più di una volta, avete detto che il voto era condizionato. Quando l'avete detto noi, andava bene. Oggi che lo diciamo noi questo aspetto non va più bene. Io quando parlo di voto condizionato non intendo a condizionamenti di natura varia, ma mi riferisco al fatto che alcune famiglie sono state condizionate perché sono state oggetto e perché alcune famiglie sono state avvicinate e alle quali è stato promesso una qualche cosa. Il condizionamento voglio dire al fatto che il sindaco svolgendo la professione di tutto rispetto, chiaramente non come ha detto in qualche affermazione, che cioè io sono infermiere e non posso fare il sindaco, assolutamente no, perché anch'io sono diplomato, quel diplomato non è questo un problema di essere o meno laureati, ma voglio dire che in alcune famiglie da noi siamo andati a chiedere il voto, qualcuno ci ha risposto che era sostanzialmente obbligato a votare a Perussia per motivi che non hanno nulla a che vedere con la politica, ma riguardano sostanzialmente la professione. Questo è un dato che credo che tutti sappiamo. E di conseguenza è un fatto. Quindi il condizionamento è sotto questo aspetto. Che in effetti tanta gente si è sentita obbligata a votare Perussia perché non deve. Il discorso poi è chiuso, il discorso dei 1720 voti, nella sostanza in effetti però si ha avuto circa 300 voti in più, 319 voti in più di quanto ne ha preso il dottore Tedesco nel 2011 quando abbiamo vinto noi contro l'architetto Tedesco. Ritengo che questi voti siano stati dovuti all'ondate perché si era nell'aria, si capiva che nella sostanza la lista capeggiata per Russia andava verso la vittoria, c'erano dei candidati che nelle altre liste negli anni passati c'erano e in questa tornata elettorale non erano presenti, quindi alcuni voti chiaramente erano in libero uscita e di conseguenza di questo ha fatto tesoro l'amico per Russia e della lista capeggiata lo stesso. E l'ultima cosa e chiudo per quanto riguarda, ripeti ancora una volta, il discorso tanto l'abbiamo chiarito in più occasioni, che noi volevamo privatizzare la fascia mare, non è assolutamente vero. Noi abbiamo sempre detto e sostenuto che la fascia mare andava eventualmente data in concessione sulla base di una delibera fatta per quanto riguarda l'alienazione dei beni immobili del comune e di conseguenza si poteva discutere, il Consiglio Comunale fosse in quella seduta, l'opposizione non era presente, quindi si poteva discutere per vedere come affrontare il discorso, non nel senso che bisognava vendere la fascia in mare, ma bisognava eventualmente, se c'erano le condizioni, se il Consiglio era d'accordo, a dare delle concessioni per renderla fruibile e utilizzarla in qualche modo produttiva, anziché tenere 60.000 metri quadrati di terreno che vanno a pascolare le pecore come qualche amico qualche mese fa, e dove il comune spende ogni anno dei soldi per tenerla pulita, per tagliare l'erba, eccetera, eccetera. Quindi era questo il nostro intento quindi, della passata amministrazione, non c'era assolutamente nessuna volontà di vendere la fascia a mare, ma era solamente un discorso di renderla fruibile, quindi utilizzabile. Non ho sentito da parte del sindaco il discorso assolutamente che viene fatto nei consigli comunali, quantomeno alla proclamazione, che sarà il sindaco di tutti, ma credo che lo abbia voluto intendere. E l'ultima cosa veramente, mi è dispiaciuto sentire il sindaco già quella sera stessa, quando io per andare a risultati già dichiarati da parte dei seggi, io mi ero affrettato a telefonarli perché non l'avevo visto in giro, se mi hanno detto che poi eri in marina, io non ti avevo visto, per dargli gli auguri. Pare che mi hai rimproverato, io non sono corso subito a darti gli auguri. L'ho fatto subito dopo, ti ho telefonato e la mattina poi l'ho fatto. Vorrei ricordare che nel 2001, quando io ho vinto da sindaco, l'amico Perussia non mi ha dato neanche gli auguri, né la sera stessa, né il giorno dopo, né tantomeno l'amico dottor Tedesco mi ha mandato le chiavi dal comune con Nicolino Gregorio, se tu ti ricordi, no? Quindi voglio dire, non facciamo
pettegolezzo, che in effetti è un pettegolezzo che non serve a nulla. Quindi io ribadisco e chiudo la mia disponibilità a lavorare insieme in questo consiglio comunale, ribadisco la mia disponibilità ad essere disponibile chiaramente ad affrontare i problemi che questo paese ha e ne ha tanti, e di conseguenza per quello che io potrò dare la mia disponibilità è dichiarata di fronte all'intera cittadinanza di Quattrovalle. Grazie. Grazie consigliere. Prima di dare la parola a chi la chiederà, così io non ho mai obbligato nessuno a votarmi, mi pare che è stato un voto popolare, d'altronde una differenza così forse non si era mai verificata a Guardavalle. Al di là della professione che faccio, se c'è una persona che sono andata nella casa e gli ho detto mi devi votare perché altrimenti, se c'è questa persona che si facesse in avanti, perché insomma io penso che questa volta, come ha detto il consigliere Nicolino Montecone, si è scelto forse il gruppo più coeso, la persona più simpatica, io ho detto così, più simpatica come scelta del sindaco, o forse anche come cambiamento, come un cambio generazionale, insomma, sono più giovane rispetto a voi, dopo siete anziani, quindi li mettiamo da parte. Piace sempre fare la piccola polemica, però diciamo che questo è un nuovo ciclo, da parte nostra ci sarà apertura, abbiamo anche un discorso... La politica non sei più giovane di me, no, però comitati, sì, dai. Sul discorso del rispetto istituzionale avremo poi una figura che sarà garante di questo consiglio comunale quando ci sarà la scelta del presidente del consiglio. Detto questo, se ci sono altri interventi... Perfetto, allora abbiamo concluso questo punto all'ordine del giorno, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, segretario, mi devi già studiare. Comunque la nomina di presidente e vicepresidente del consiglio. Allora, grazie. L'articolo 23 e 24. Sono distratto, ho già dato, stai tranquillo, che l'infermiere saprà fare il sindaco. Perché dobbiamo cambiare. Allora, l'articolo 23 e 24 del nostro statuto comunale stabiliscono che dopo i primi due adempimenti preliminari, quindi la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco, si deve procedere alla nomina del presidente e vicepresidente del consiglio. Il presidente del consiglio, dopo la sua elezione, presiederà poi l'assemblea per la discussione relativa ai punti successivi. Allora, vi rammento che la elezione avverrà a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Ove nella prima votazione non si raggiungerà tale quorum, si procederà alla seconda votazione di cui verrà eletto chi avrà ottenuto più voti. Quindi, allora, sì. Per il sistema di votazione si vota prima per il presidente e poi prima per il vice. Due votazioni. Ci saranno due votazioni, sì. Prima votiamo il presidente e poi il vicepresidente. Di consuetudine c'è che al presidente alla maggioranza tocca il presidente del consiglio e alla minoranza il vicepresidente. Quindi votiamo per il presidente. Due scrutatori, allora, i giovani. Lele e Antonio. Scrutatori. Mi pare che... Campagna e Ascolino. Come Thank you.
Consiglio comunale, l'avvocato Elisa Salerno, all'unanimità. Allora, adesso votiamo per il vicepresidente. Stessa procedura.
vicepresidente del Consiglio e consigliere di Colino Montepaone. Allora, un piccolo pensiero per la nostra Presidente, se lo merita tutto. Cara Elisa, nell'augurarti un buon lavoro e nel complimentarmi con te, voglio sottolineare il valore emblematico di questa tua elezione. Sei la prima donna a ricoprire in questa Assemblea la carica di Presidente. È una novità che indica un'inversione di tendenza, un'attenzione verso le donne di questa collettività, che ne sono certo troveranno in te un punto di riferimento per continuare nel loro cammino di emancipazione, che è anche il nostro. Le donne hanno avuto nella storia di Guardavalle un ruolo determinante per la crescita economica, democratica e sociale del nostro territorio. Hanno lavorato sempre in tutti i settori, ma soprattutto in agricoltura, contribuendo al progresso dell'intera popolazione. Donne e uomini insieme hanno fatto più giusto questo paese, ma la battaglia non è finita. C'è ancora tanta strada da percorrere e sono certo che con la tua presenza e con il tuo ruolo in questo Consiglio saranno compiuti ulteriori e significativi passi in avanti. Grazie Elisa. Come questo pensiero che mi ha fatto mia mamma, vado a salutare e fare un commento. Allora, da questo momento in poi io non conto più nulla, c'è la nuova Presidente. Prego Presidente. A ricoprire una così alta carica istituzionale, quale quella di Presidente del Consiglio Comunale, è un impegno che certamente mi gratifica e che assumo con orgoglio e spirito di servizio, ma che al tempo stesso mi onora di una grande responsabilità. Il mio impegno sarà improntato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri, sia quelli di maggioranza che quelli di opposizione, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Spero e mi auguro di essere all'altezza del compito che ho di fronte e spero altresì che tutti voi vi sentiate garantiti dalla mia persona. Sarò in ogni caso il presidente di tutti, anche per l'alta considerazione che avete dimostrato con il vostro voto. Ho ben chiaro che i miei primi doveri nel presiedere questa assemblea saranno quelli del rigore, dell'equilibrio e dell'imparzialità per assicurare una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione, consentendo a ciascun consigliere l'attuazione delle prerogative a lui attribuite. Un dialogo collaborativo e costruttivo sarà il mio obiettivo per avverare in modo trasparente e proficuo quelli che i cittadini si aspettano da noi.
È questo che chiede all'opposizione, di avere l'onestà di contribuire, di fare la sua parte, ma in modo costruttivo, senza dimenticare mai che noi rappresentiamo ogni cittadino e che come rappresentanti dobbiamo essere responsabili di quanto promettiamo e di ciò che realizziamo. Occorre che il Consiglio Comunale sia sempre un luogo di crescita politica, culturale e sociale. La campagna elettorale è terminata. Mi auguro che questa nuova legislatura segni un cambiamento rispetto al passato, in particolare nei modi e nella qualità del confronto politico e dell'azione amministrativa. La vittoria è stata il frutto di una campagna elettorale vissuta nel sostegno di una squadra infaticabile ed operativa, attenta e affiatata, ricca di sensibilità e di capacità nel costruire relazioni umane, sociali e politiche vere, fatte di storie e di sentimenti. Un gruppo di amici che ha scelto di essere per la gente e tra la gente, con grande senso di responsabilità, di umanità e di spirito di gruppo. Il ringraziamento più grande lo rivolgo ai cittadini di Guardavalle, che nelle elezioni del 26 e 27 maggio hanno espresso inequivocabilmente il desiderio di essere amministrati per i prossimi 5 anni dalla compagine presieduta da Pino Sia. Cittadini che si sono sentiti liberi di scegliere e che hanno scelto, così numerosi, di dare fiducia alle nostre idee. Proprio al nostro sindaco va il mio particolare ringraziamento, che insieme al Partito Democratico hanno creduto in me e mi hanno tenuto in grande considerazione, pur essendo io una persona nuova nella politica. Infine, dedico a tutte le donne di Guardavalle questa mia elezione e mi rivolgo ai giovani, ai quali chiedo di non limitarsi a criticare la politica, ma di impegnarsi nella politica, in mezzo alla gente, di partecipare alle associazioni di volontariato e alla vita sociale. In ultimo, consentitemi di ringraziare anche la mia famiglia, tutta, che mi ha sostenuta e che è stata al mio fianco in questa tornata elettorale. Grazie per la forza che avete saputo darmi. Ai consiglieri comunali i miei più sinceri complimenti per la loro elezione in questa assemblea e l'augurio di un buon lavoro. Allora, con la determina numero 2701 del 4 giugno 2013, visto anche l'articolo 46,2 del decreto legislativo numero 267 del 18/8/2000, che attribuisce al sindaco la nomina dei componenti della giunta, tra cui anche il vice sindaco, e visto anche il vigente statuto del comune, il sindaco ha nominato assessori del comune di Guardavalle per il quinquennio 2013-2017 i seguenti signori: Calisto Giuseppe, nato a Guardavalle il 5/9/1970, Campagna Angelo Raffaele, nato a Catanzaro il 19/1/1985, Scoleri Antonio, nato a Catanzaro il 23/10/1974. Nomina altresì vice sindaco del comune di Guardavalle il dottor Peppe Calisto, Giuseppe Calisto. Un applauso. Allora, ogni assessore è anche stato scelto per delle deleghe particolari. Allora,
collega Antonio, assessore, è stato delegato al bilancio e programmazione economica, tributi e personale. Assessore Campagna Angelo Raffaele, delega alle politiche agricole ed ambientali, politiche per il no dalla costa, politiche per il recupero del centro storico, attività commerciali, pubblica istruzione, rapporto con le associazioni. L'assessore e vice sindaco Calisto Giuseppe, lavori pubblici, pronto intervento, igiene e sanità e attività produttive. Per quanto riguarda la nostra Presidente del Consiglio, ho pensato anche di impegnarla con determinate deleghe che sono il turismo, l'immagine e la comunicazione. Non ci potevano essere deleghe migliori. Per quanto riguarda la delega poi ai servizi sociali e allo sport, me li sono tenute io strette, perché sono due deleghe a cui attengo in modo particolare, soprattutto a quella dei servizi sociali, dove veramente c'è tanto da lavorare. E siccome, visto che sono anche un po' del mestiere, siccome ho già dei canali privilegiati alla regione per essere già stato assessore ai servizi sociali negli anni passati, quindi ho preferito caricarmi anch'io di questo ulteriore impegno, ma lo faccio volentieri. Prima di passare la linea al Presidente vorrei anche salutare il sindaco, l'amico Pino Pitaro, sindaco di Torre di Ruggero, che aveva tentato di invitarlo. Come l'ho diventato io non sia sindaco, così come tutti gli altri, e io che per tanti anni ho fatto l'amministratore in questo comune, ho chiesto di fare proprio un ruolo politico, un ruolo che è quello di coordinamento. Perché vedete, non più tardi di 5 anni fa abbiamo progettato questa sala e questo tavolo del Consiglio. Più della metà è lì, il che significa che il Consiglio è cambiato. Mentre prima il Consiglio era composto ed era molto più numeroso, oggi il Consiglio è composto da 5, per quanto riguarda 5 consiglieri per la minoranza, più il sì per la maggioranza, più il sindaco, e 2 consiglieri per la minoranza. La prima riflessione da fare da questo punto di vista è che la politica, secondo me, non è più il Consiglio Comunale. La politica si deve svolgere e quindi il ruolo dei partiti deve cambiare. Il ruolo delle associazioni, il ruolo della gente deve partecipare, perché il Consiglio Comunale così ridotto è sicuramente meno impegnativo di come era 10 anni fa, di come era 15 anni fa, di come era non più tardi di 5 anni fa. Quindi io invito, vista questa partecipazione, alla politica, a un impegno straordinario, perché in questo serve in questi comuni, non solo nel nostro, è un impegno della gente, perché è l'impegno della gente e la partecipazione che fa bene alla politica e fa della politica la buona politica, perché spesso in questi paesi e nel nostro paese in particolare non sempre si è fatta buona politica. Le elezioni amministrative, quindi, della schiacciante vittoria, credo che ci carica di grandi responsabilità, signore. E sembra quasi anacronistico parlare di condizionamento quando oltre 1720 voti votano per una lista, mentre gli altri si attestano sui 500-550. Quindi questo è il voto condizionato, io non lo so, insomma, credo che siamo fuori strada e credo che sarebbe poco opportuno parlare in questa serata di voto condizionato rispetto a un risultato così
enorme, così eccessivo, dove la nostra lista ha raccolto probabilmente anche il voto della protesta, di chi vuole cambiare, e questo cambiamento è stato trovato, è stato colto nella lista degli uomini che compongono questa lista, e quindi soprattutto nel candidato sindaco, che ha avuto l'opportunità di avere un consenso così ampio, che ripeto lo carica di responsabilità, perché le aspettative dopo anni e anni, dopo 2 anni circa che i problemi della gente sono stati un po' messi da parte, non affrontati, e la gente ha fame di vedere risolti i problemi. E già in una settimana, mi pare che in 10 giorni circa, il sindaco e la giunta si sono attivati a mettere un po' ordine, un po' di pulizia nel paese, che era una delle cose più richieste, una cosa pressoché invivibile, che rendeva questo paese non più vivibile, perché cumuli di rifiuti erano dappertutto, e la cosa non è che durava da qualche settimana, la cosa durava ormai da un anno e mezzo. Quindi già questo fatto significa che c'è un'amministrazione che aggredisce, affronta i problemi, anche se siamo convinti, siamo tutti consapevoli, il sindaco sicuramente più di me, che questo è un problema più grande di noi. Non è solo un problema del comune di Guardavalle, è un problema che andrà affrontato a livello comprensoriale insieme agli altri sindaci, perché le politiche comprensoriali devono cambiare, e questa sarà e dovrà essere la novità politica vera e propria, perché se ognuno di noi, se ogni comune, per quanto piccoli noi siamo, pensiamo di affrontare tutti i problemi ognuno per conto suo, e spesso questi problemi non saranno affrontati, così come sta succedendo. Non ultimo, insomma, mi pare che la Regione Calabria su questa vicenda mi pare che abbia delle grandi e pesanti responsabilità, perché i rifiuti sono a Catanzara, Santa Caterina, a Siderio, insomma, è una cosa impressionante. Quindi c'è una responsabilità del governo regionale pesante da questo punto di vista, che sicuramente andrà affrontata con una politica che sa guardare, che sa guardare. Si parla sempre, appena si insedia, dell'eredità che viene lasciata dalle altre amministrazioni. Per 2 anni si è parlata della mia eredità, che sembra abbia condizionato così tanto l'amministrazione passata, che non è riuscita a fare niente, perché c'ero stato io sindaco precedente, non so che cosa abbia combinato. Dicevo in una battuta, ancora io bambini non ne ho mangiato nemmeno uno, quindi non si sa. E quindi non c'è un problema di eredità da discutere, c'è un problema serio che io ritengo, e sarà questo un mio impegno, non solo di carattere politico ma anche personale, di mettere in chiaro, perché in questi anni non è mai stato fatto, i conti del comune, tutte le questioni finanziarie che gravano sul comune, e chi le ha determinate, sapendo che anche io ho delle responsabilità, ma certamente non tutte. E questa è una prima chiarezza. Sta di fatto però che il dissesto, che abbiamo, e sicuramente non è questa la sede per parlarne, non se ne è parlato mai, ma è giusto che questa amministrazione lo affronterà per rendere la cittadinanza informata su quello che succede e che quello che è successo nel nostro comune. Sicuramente è una situazione politica questa, economica, di fatto già determinata, che condiziona, che renderà tutto più difficile. Come se qualcuno precedentemente abbia voluto dire: non ci sono io, chi verrà deve morire.
un'azione maligna è stata determinata a Guardavalle con la determinazione della delibera del dissesto che condizionerà questo paese per diversi anni, e sapendo che è l'unico comune in Italia, uno dei pochi comuni a dichiarare il dissesto, perché ci sono comuni in Italia non come il nostro, ma sicuramente mille volte, migliaia di volte peggio dal punto di vista economico, che non si sono messi in testa di dichiarare il dissesto, ma di affrontare questa vicenda diversamente, per affrontare, per rendere il comune quantomeno governabile. Condiziona e mette tante difficoltà, però è un argomento che non affronteremo stasera. Io trovo positiva la dichiarazione della minoranza di Montepaone, così di Burri, di questa disponibilità ad affrontare insieme i problemi e a collaborare. E per la verità noi l'abbiamo fatto sempre, anche nelle precedenti amministrazioni, probabilmente con toni duri e decisivi rispetto ad alcune argomentazioni su cui noi, rispetto ad alcune questioni, non potevamo lasciare sicuramente spazi liberi di discussione. Trovo positivo questo e lo verificheremo, perché noi la politica del confronto, la politica del coinvolgimento, la politica di rendere tutti partecipi sulle scelte che bisogna fare, le scelte che riguardano tutti, mi pare giusto farlo, e l'abbiamo sempre fatto. E in passato spesso sono stati gli altri a rifiutarsi a contribuire, senza fare esempi, e lo faremo anche questa volta, perché questo è il nostro modo di fare politica. Il sindaco l'ha già annunciato, e quindi è nel corso della passata legislatura, diciamo di questa scorcia di legislatura durata un anno e mezzo, che noi non siamo stati mai coinvolti, noi non sappiamo nulla di quello che è successo. Ed è giusto, come dicevo prima, che una delle cose da fare è quella di mettere a conoscenza di quello che è successo in questo periodo. Bisogna ricostruire la politica con l'etica, ricostruire la politica delle opportunità, la politica della serietà, la politica del saper guardare alla parte che ha più bisogno, alla politica del bene comune, la politica non dei problemi personali, ma la politica che riguarda tutta la cittadinanza. Così come questi anni hanno lasciato un grande degrado, e bisogna ricostruire anche la comunità dei diritti, la comunità della partecipazione, la comunità di guardare alla sofferenza della gente. E i problemi sono tanti, non ne elencherò, giusto per sintesi, alcuni problemi vecchi, fermi. La fascia al mare la risolveremo e ne parleremo nel prossimo consiglio comunale, senza fare discussioni lunghe, perché ne abbiamo parlato tanto. E i nuovi problemi che rappresentano delle sfide, e queste sfide secondo me si vinceranno, e saranno sfide che potranno portare opportunità a questo nostro paese, se li sappiamo intraprendere e se sappiamo fare della politica una politica che coinvolge, oltre ai componenti della minoranza, le associazioni, la cittadinanza, perché la politica si svolgerà oggi, da questo momento in poi, forse di più fuori dal comune e meno nel comune, per come dicevo prima. C'è un problema di evasione fiscale e di evasione tributaria enorme, che in questi due anni mi pare che non si è fatto nulla e che bisogna riprendere questo discorso. Bisogna guardare con grande attenzione a scuole e servizi, alla cultura, che diventiamo quasi un paese con emergenza culturale per il degrado che si è determinato, una cultura che sappia coinvolgere i giovani, che sappia dire a tanta parte di ragazzi di ritornare a sognare anche in maniera utopica. C'è il problema della pulizia, dei rifiuti,
di iniziare da subito una differenziata, anche in maniera casereccia, poi vedremo come, di valorizzare il territorio tutto, di mettere in campo e con urgenza una politica per il centro storico, perché io ritengo che insieme ai rifiuti questa è la seconda emergenza, prima che questo degrado possa portarci a un punto di non ritorno. E l'altra cosa, e concludo, è la politica comprensoriale. Il nostro comune è un comune importante nel comprensorio, non dico più importante degli altri, ma nel corso di questi due anni del nostro comune non se ne è proprio parlato. E il ruolo del comprensorio non ha avuto mai un ruolo importante, così come, tranne alcuni momenti negli anni passati dell'associazione dei sindaci, io credo che bisogna tornare con forza a questo, perché senza questa politica comprensoriale noi rischiamo di parlare continuamente per anni di cose, senza mai probabilmente riuscire a risolverle definitivamente. E riguardo ai rifiutti, riguardo al tratto di costa per quanto riguarda l'inquinamento, la fogna, l'approvvigionamento idrico, che sono, diciamo, le cose principali. I sindaci devono ritornare a parlare insieme e devono trovare una sede, che sarà sicuramente riunione di comune o altri momenti, perché questo comprensorio, che è ormai rimasto al palo da molti anni, deve ritornare ad essere protagonista, perché non è sopportabile avere una 106 in queste condizioni, così come non è sopportabile avere una costa dove funziona il depuratore di Guardavalle ma non funziona quello del paese vicino e quindi il mare è sempre inquinato, così come tanti altri problemi. E da questo punto di vista, secondo me, se non c'è una politica forte dei sindaci, al di là del colore politico, che mette in campo e faccia una sintesi di quei 4-5 problemi che possano risolvere i problemi comuni, e poi ognuno risolve i problemi personali. Io credo che, e chiudo, che quella della politica comprensoriale, e noi non è la prima volta che ne parliamo perché ne siamo convinti da sempre, sia una delle cose, un'altra emergenza politica da porre in questa nostra realtà. Chiudo rinnovando e congratulandomi col sindaco, con la Presidente del Consiglio, con i nuovi assessori, che io sono sicuro che sono tutti bravi e sicuramente faranno bene, quindi senza ombra di dubbio io sono sicuro che questa è un'amministrazione che saprà aggredire e risolvere i problemi del nostro paese con grande serenità e con grande anche allegria, ok? Grazie al capogruppo consigliere tedesco. E se c'è qualcun altro che vuole prendere la parola? Giusto per gli auguri. Passo la parola al consigliere. Sì, brevemente, per dare gli auguri chiaramente sia alla Presidente del Consiglio, all'Avvocato Salerno, sia ai tre componenti raggiunti con il Vice Sindaco e il Dottore Caris. E nell'attesa di vedere aggredire questi problemi, Dottore Tedesco, noi formuliamo chiaramente i più sinceri auguri di collaborazione, di investimento verso questi problemi, con la speranza di poter in qualche modo riuscire a risolverli. Grazie. Tocca anche a me, d'obbligo, formulare gli auguri alla neopresidente. È la prima volta, oltre che avere una presidenta donna, è la prima volta in questo consiglio dopo l'entrata in vigore dello statuto che un presidente viene eletto all'unanimità. Questo è un segno di grande rispetto per la persona, di fiducia, ma anche per creare un clima che al di là delle posizioni legittime che ognuno di noi in questo Consiglio esprimerà, è un messaggio di collaborazione e di attenzione, ma anche di fiducia. Anche ai miei assessori un augurio di buon lavoro. Sono convinto
che facendo squadra si riuscirà ad ottenere. D'altronde vi siete caricati una responsabilità non poco, non di poco, non indifferente. Il consenso che avete avuto lo dovete saper gestire, come sicuramente lo gestirete, con grande equilibrio e con grande cose. Ve lo siete meritati, buon lavoro, auguri anche a voi. L'assessore Cariso. Io approfitto per i ringraziamenti, considerate che siete in tanti, quindi non posso fare a meno di ringraziarvi. Intanto ringrazio anche, sono arrivati i rappresentanti di Santa Caterina, Luigi Silvi, il segretario del Partito Democratico di Santa Caterina, gli altri sono già stati tutti salutati. E quindi non farò interventi, discorsi per annoiare o comunque tediarvi, perché abbiamo già parlato in campagna elettorale tanto, di tanti problemi. Quindi molta a noi cominciare a risolverli, a prenderli come dire, di petto, perché sono problemi un po' come dire, importanti e quindi di non facile soluzione in tempi brevi. E quindi approfitto per ringraziare tutti voi, tutta la cittadinanza che ha dato fiducia alla lista più che a me e comunque anche a me, perché ora voglio svelare una nostra preoccupazione durante la campagna elettorale, per farvi capire la squadra che si è composta e che andrà a governare, che voi avete delegato affinché si governasse questo paese. La nostra preoccupazione di tutti i candidati era quella che ognuno di noi pensavamo ed eravamo preoccupati che non uscisse l'altro, nel senso che eravamo una squadra affiatata e avevamo preoccupazione che non potesse uscire il collega. E quindi a questo punto voglio salutare in modo particolare e ringraziare per il lavoro che hanno fatto i due colleghi che non hanno. Perché ritengo Galati Vidagasio uno di noi, nel senso che ha lavorato con noi per tanti anni, quindi eravamo riusciti a trovare ormai una sintonia, cioè ormai nella giunta parlavamo tantissimo, ma per risolvere i problemi eravamo arrivati a un livello di sono un po' emozionato. Saluto in modo anche particolare a Cosimo, perché ha dato tanto, si è impegnato tanto, ho avuto modo di non come dire, preoccuparsi, perché la prima volta che uno si presenta alla cittadinanza, si candida e arriva a prendere 150-160 voti, non sono pochi. Il problema è che hanno votato tante persone e quindi il quorum si è alzato. Detto questo, voglio ringraziare ancora tutti voi della fiducia accordateci, e sapendo che ci siamo presi in carico, quindi abbiamo una grossa responsabilità verso tutto il Paese e verso tutti voi, cercheremo di risolvere insieme a voi, perché l'abbiamo detto in campagna elettorale, quindi ci teniamo tanto alla vostra partecipazione, perché i problemi, per le esperienze che abbiamo, non verranno risolti se non con la partecipazione di tutti i cittadini. Noi nei 5 anni passati, precedenti, dal 2006 al 2011, abbiamo fatto tantissimo, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto tanto, però sicuramente ci è mancato un po' il rapporto con la gente. Ci siamo chiusi negli uffici, si lavorava fino alle 10 di sera, abbiamo fatto tanto di quelle cose, ma ci è mancato un po' il rapporto con le persone. Questa volta vogliamo recuperare quello che non è stato fatto nei 5 anni precedenti. E quindi ripeto, che a volte sono imparato a ripetere qualche concetto, ripeto dicendovi che lavoreremo con onestà, con dignità, nel rispetto delle regole e nel rispetto delle cose, dell'amministrare la cosa pubblica nell'interesse generale e principalmente dei più deboli, di chi ha bisogno. Ringrazio a tutti ancora, ringrazio il sindaco, il presidente del consiglio, i consiglieri di minoranza che ho appreso con piacere la loro disponibilità affinché ci sia un lavoro
come dire, il consiglio comunale è un lavoro che possa dare a Guardavalle, ai cittadini, il contributo di tutti. E quindi vi saluto e procediamo ancora, ci sono altri tempi, quindi vi faccio vedere. Voglio ringraziare innanzitutto il Partito Democratico, il segretario Bartolo e tutto il gruppo direttivo che ha voluto naturalmente un ringraziamento che giro per tutte le persone che ci hanno votato e che in particolare mi hanno sostenuto. Un altro ringraziamento lo faccio a questo gruppo di maggioranza con il quale lavoro già da 10-15 giorni in maniera particolarmente intensa, devo dire pure. Un ringraziamento speciale lo faccio al sindaco, a Finussia, che mi carica sempre di grandi responsabilità e che di sicuro ha un grande merito, ed è stato quello di risvegliare noi tutti i cittadini l'orgoglio di essere guardavallesi, e questa è veramente stata la cosa che più ci ha condizionato in questa campagna elettorale. E infatti molto spesso abbiamo detto che bisognava mettere in campo la nostra voglia di fare, e le iniziative che sono state fatte domenica scorsa, che ci sarà domenica questa, le iniziative, le giornate di volontariato, giornate ecologiche, ne sono sicuramente la rappresentazione più chiara. Cercheremo anche in futuro la collaborazione con la gente, anche se di sicuro garantiremo quei servizi fondamentali che le famiglie e il territorio meritano. Un ringraziamento anche al gruppo di opposizione, sicuramente col quale faremo di sicuro tesoro del loro contributo, garantendo all'interno di quest'Aula sicuramente un confronto democratico. Ringrazio tutti ancora. Buonasera a tutti e grazie per la numerosa partecipazione. Mi pare doveroso, come primo giorno di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, ringraziare i tantissimi cittadini che ci avete scelto per guidare e governare questo paese. Sarò brevissimo, ma consentitemi una riflessione sul voto del 27 maggio. Io credo che in tanti ci avete votato perché avete visto nella figura del sindaco e nella figura dei candidati consiglieri delle persone semplici, normali, non, come detto, e me ne scuso per la piccola polemica col consigliere Burri, libertà di voto, perché secondo me il voto del 26 e 27 maggio ha rappresentato una forma di abbandono del vecchio modo di fare politica, perché secondo me la gente è stanca non della politica, ma proprio della politica fatta dagli inciuci. Questo è il significato reale del voto del 26 e del 27 maggio. Ma dopo la felicità, la gioia per la vittoria elettorale, comincia per noi il periodo della responsabilità. È per questo che ringrazio un po' emozionato affettuosamente il sindaco per avermi affidato una delega così importante come quella al bilancio e alla programmazione economica, specie in questo periodo in cui i comuni si trovano veramente in ginocchio dal punto di vista finanziario, e tra questi mettiamo, come ha detto anche il dottore Tedesco, anche il nostro comune. Però posso garantire che ci impegneremo al massimo per cercare di rendere questo paese governabile con una buona amministrazione, senza però trascurare e dimenticarci degli equilibri e della gestione del bilancio. Perché sicuramente non ci sentirete parlare in questi 5 anni di abbiamo trovato questo, non possiamo pagare quello, abbiamo trovato questi debiti, dobbiamo pagare quell'altro, come è successo in questi 2 anni. Perché noi ci impegneremo e lavoreremo tutti insieme in modo coeso per cercare di risolvere i problemi, e sono tanti, di questo nostro comune. Spero che siamo all'altezza della situazione. Grazie e buon lavoro. Allora, il consiglio è terminato. Io adesso voglio innanzitutto ringraziare tutti i presenti,
pensata in questo consiglio questa sera. Ringrazio soprattutto anche io Care Cosimo e Galati Piragazio per il loro apporto e ringrazio soprattutto tutte le autorità presenti, i carabinieri, i vigili urbani, le televisioni, i giornalisti presenti, tutti i sindaci e gli ospiti che ci hanno onorato della loro presenza. Vi invito a rimanere ancora con noi perché ci sarà un rinfresco. E vi invito tutti sabato sera alla festa. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.